Ciao ragazzi, oggi si parla veramente di un grande, uno dei miei chitarristi in assoluto preferiti e veramente un turnista nonché chitarrista eccezionale, Steve Lukather. Prima di parlarvene però vi chiedo di iscrivervi al mio canale e di attivare eventualmente la campanellina in modo da ricevere gli aggiornamenti ogni volta che pubblicherò qualche mia elucubrazione su effettistica, chitarre eccetera eccetera. Allora, Steve Lukather, come vi dicevo, grandissimo turnista che arriva dalla LA degli anni, fine anni 70, anni 80, il miglior periodo in assoluto per essere a Los Angeles e fare musica. È l'LA degli anni d'oro, quella dei grossi nomi, dei grandi produttori come Quincy Jones, come Jay Graydon, eccetera. Steve Lukather ha avuto la fortuna di nascere a West Hollywood e frequentare il liceo assieme a dei nomi come Mike Landau o i fratelli Porcaro, in particolare Jeff Porcaro, che oltre ad essere più avanti il suo grande amico e compagno nell'avventura dei Toto, ahimè, fino alla sua morte, un po' troppo prematura, è stato quello che l'ha introdotto alla professione di turnista, portandolo con sé proprio in studi di registrazione piuttosto famosi e facendolo registrare con i nomi tipo Boz Scaggs, eccetera. Una cosa molto importante di Steve Lukather, appunto, è il fatto che ha suonato con tantissimi nomi. Io vi invito ad andare su Spotify, dove c'è una bellissima playlist che si chiama Steve Lukather Session, che è molto bella perché potete ascoltare veramente tutti i brani in cui lui ha suonato. Cosa in realtà non troppo difficile al tempo, perché oltre alla sua enorme bravura, se si trovava nella situazione giusta, come lui stesso racconta nella sua biografia, che vi invito ad andare a leggere in inglese, però è veramente molto bella. Al tempo bastava essere in quegli studi al momento giusto ed era pieno di produttori famosi che avevano bisogno di chitarristi, uscivano e chiedevano subito: fammi una solo, fammi un giro di accordi, fammi un pezzo distorto qua, e quindi venivano accreditati automaticamente in tutti i pezzi più famosi che c'erano al tempo. Lui, Mike Landau, fratelli Porcaro, Nathan East, tutti i nomi storici di quel periodo. Steve Lukather, suono magnifico, mi ha incuriosito molto ad andare a analizzare quello che è il suo suono. In particolare è uscito nel 2019 un video dove c'è il suo Rodi che spiega esattamente come ha cablato la nuova pedaliera. Sì, perché oggi utilizza una pedaliera di tipo analogico, praticamente in fronte nell'ampli, un ampli monocanale. È tornato molto alle origini sia per quello che riguarda il suono della chitarra sia per quello che riguarda il suo setup e l'amplificazione. Infatti Steve Lukather ha iniziato con una chitarra, una Les Paul, quindi doppio humbucker come suono, e degli amplificatori Marshall, in particolare Plexi, monocanale, dove comunque il clean era sempre un po' ricco di gain. Utilizzava poi lui il pod del volume per riuscire a ottenere il suono molto pulito piuttosto che un suono un po' più carico, che lo ha reso famoso. Ma ciò che lo ha reso famoso più di tutto, diciamo, negli anni 80 è la collaborazione con Bob Brecio e la ricerca sonora che i due hanno, a cui due hanno partecipato, insomma, creando quello che è di fatto il suono proprio famoso Steve Lukather, e infine quello che è considerato il suo, diciamo, la sua effettistica a livello di circular delay, quella strategia di utilizzo dei delay molto molto interessante, che oggi proverò a farvi rivedere qua con Helix. Grazie a Dio non dobbiamo più utilizzare quei grossi mobili rack per poter fare tutto questo. Sapete che negli anni 80 li utilizzavano, avevano magari nel rack 5 volte ripetuto lo stesso effetto, perché non esistevano magari i preset dentro quelle macchine. Quindi l'unico modo era comprarne 5 e settarli tutti e 5 in maniera diversa, e poi tramite un selettore, un MIDI switcher piuttosto che uno switcher di segnale in generale, andare a cambiare le sonorità. Ed è in questo che ha fatto la sua fortuna Bob Brecio, proprio perché era in grado di costruire questi apparati che potevano switchare in breve tempo tra l'un e l'altro effetto, di fatto ottenendo grosso successo e grossi consensi nelle tournée del tempo. Steve Lukather ha sempre utilizzato dei delay negli anni 80 di tipo Lexicon, PCM, quindi delay di tipo digitale, e è andato a ricreare un po' questo suono che è stato definito circular delay, utilizzando delle tecniche wet, dry, wet, quindi tre, diciamo, segnali inviati in maniera simultanea all'effettistica, proprio per ottenere sonorità particolari, triamping eccetera, tecniche utilizzate a loro volta anche per esempio da Mike Landau, quindi da uno dei suoi più grandi amici. Oggi Steve Lukather è tornato un po' alle origini, come vi dicevo, utilizza sempre amplificatori Bogner che ha cominciato ad adottare negli anni 90, prima con la Ecstasy, dove però utilizzava il distorto sull'ampli, quindi distorto di tipo valvolare. Oggi è tornato ai pedalini, mette tutto in front, come quando era giovincello, e di fatto lo stesso ottiene un suono spaziale. Mi sono chiesto come fa, visto che
anch'io sono andato un po' a ricablare, a mettere in dubbio i miei suoni, a ricablare un po' la pedaliera, proprio perché ho acquistato il suo chorus che utilizzo adesso, il Waterfall Chorus della Gem Pedals. Ho detto, bah, andiamo un po' a vedere come lo ha inserito dentro. Ho scoperto cose pazzesche che oggi provo a farvi rivedere. Passiamo quindi subito al nostro editor di Helix. Come vi dicevo, non tratteremo oggi dei suoni di distorsione eccetera. Io sto utilizzando il mio pedalino Bogner Ecstasy. Quello che andremo ad ottenere è questo. Vi invito ad utilizzare qualcosa di stereo per ascoltare, in modo da godere di questo effetto circular. La cosa bella è che non utilizzeremo mai più il tap tempo in questo modo. Forse era per questo che ha creato questo sistema. Allora, questo è il mio suono già fatto, ma noi lo andiamo a ricostruire da zero in maniera molto rapida. Cancelliamo tutti i blocchi che ho qua. No, clear all blocks. Ovviamente se avete delle domande poi scrivetemi pure o commentate qua sotto, anche se volete insultarmi. A me interessa essere piuttosto trasparente e genuino, tutto quello che dico comunque è una my humble opinion, è una mia opinione, quindi ovviamente è opinabile. E peraltro se avete dei consigli, se c'è qualcosa, ripeto, che vi interessa, mi scrivete sotto e vi dite la vostra. Partiamo subito dall'inserire dai miei favorites. Ok, Impulse Responses, è la mia Custom Ear. Come amplificatore, lasciamo un piccolo spazio all'inizio, come amplificatore vado a mettere il German Madiva, di fatto andiamo a simulare proprio una testata Bogner, come utilizza Steve Lukather, German Madiva che suona veramente bene, e il drive non è completamente a zero, proprio perché alla Steve Lukather voglio fare avere un clean che sia un pochettino sporco. Però sentite che già risponde molto molto bene. La mia Impulse Response è la solita, io utilizzo sempre solo una ear, me lo chiedete in tanti, è una ear, un mix di due ear della Celestion in parallelo, suona molto bene, sono due Celestion Neo Greenback, ma volendo possiamo anche andare a switchare per voi, solo per voi, alla Cenzo Celestion V30, perché di solito Steve Lukather utilizza con i V30, quindi ci sta. Questa è una ear della Celestion gratuita che potete andare a scaricare dal sito Celestion e vi assicuro che suona molto molto bene. La tagliamo a 120 e a livello di basse e a livello di high cut a 7-8 direi che può andare bene. Allora, come vi dicevo, il gioco che fa Steve Lukather è andare a mettere nella sua pedaliera di fatto tre delay differenti e un riverbero. Allora, oggi che cosa utilizza come pedalini? Utilizza a livello di delay i pedalini della Digitech. Utilizza prima un pedalino mono, che è il primo che mette in catena. Noi lo andiamo a mettere qua. In realtà lo andiamo a mettere nella posizione parallela. Sapete che a me piace molto creare una linea parallela in modo da avere un po' più di controllo su quello che è il suono a livello di effetti spaziali, quindi delay e reverberi. Ha sempre utilizzato lui i Lexicon PCM, noi ce li abbiamo e anche riprodotti piuttosto bene nel Vintage Digital, e noi lo prendiamo, come vi ho detto, mono, perché il primo delay che lui utilizza è mono. Come li setta? La cosa più importante è andare a settare i delay nella maniera corretta. Allora, il primo delay mono, che spara poi a riverbero, che vedremo messo dopo, e agli delay finali, è un delay piuttosto lungo, a 888 millisecondi. Queste tempistiche sono state studiate assieme a Bob Breccio negli anni 80, appunto non c'erano le divisioni già, le macchine digitali in grado di dividere a livello di BPM, quindi loro si erano studiati dei settaggi ottimali per ottenere queste sonorità e hanno identificato appunto una serie di millisecondi funzionali alla cosa. A livello di profondità beat ci mettiamo per esempio 16, il feedback non troppo lungo, lo mettiamo comunque a un terzo circa del 30% della nostra escursione. A livello di mix anche lì lo abbassiamo un po'. Ok, aumentiamo un po' la headroom e mettiamo le trails, perché se vogliamo poi utilizzare eventualmente gli snapshot, così non perdiamo le code. Thank you.
nostro primo delay settato. La cosa pazzesca arriva adesso. Io ho guardato quel video dove spiego un po' come mette in ordine i pedalini e scopro che dopo questo delay mono inizia a splittare il segnale in maniera stereo, andando ad aggiungere un riverbero, un lexico, uno Strymon utilizza Big Sky, che noi abbiamo proprio in stereo riprodotto dal blocco Glitz, quindi capita proprio a fagiolo. La cosa spettacolare che non sapevo, ma si vede nel video, si vede come l'ha settato, come ha girato i pot, lui va a mettere il decay a circa un terzo, ma soprattutto il pre-delay altissimo, praticamente a 100, tra 170 e 180. Low cut ovviamente va bene come è impostato, già le impostazioni che ci arrivano dalla fabbrica sono già impostazioni ottimali. Alziamo leggermente il mix e direi che il resto ci siamo. Abbassiamo un po' la modulazione del mix, il mix della modulazione che non ci interessa più di tanto, accendiamo le trails anche qua. Cosa significa mettere il pre-delay così alto? Come sapete, il pre-delay è il momento in cui il nostro riverbero va ad attaccare. In questo modo, mettendolo così alto, avremo tutto il nostro suono che non viene intaccato fino a 170 millisecondi dal riverbero, ovvero l'attacco e tutte le parti iniziali, soprattutto basse, non vengono attaccate dal nostro riverbero, quindi di fatto il riverbero sarà funzionale solamente al prossimo stadio che andremo a mettere, che è proprio il segreto assieme al riverbero di quello che è il nostro suono. Quindi stadio successivo. Viene messo un delay, in realtà lui utilizza due pedalini della Digitech, ok? Un pedalino per il canale sinistro, un pedalino per il canale destro, settati identici se non per millisecondi diversi. Nel nostro caso, per risparmiare anche un po' di DSP, abbiamo un bellissimo dual stereo, dual delay, che possiamo inserire qua, ok? Lo inseriamo e andiamo un po' a scoprire come imposta il tempo di destra e il tempo di sinistra. Ve lo dico subito, non me lo ricordo neanche io a memoria, ma ci andiamo a vedere nel suono che io avevo già settato, che è questo qua. Vedete che lui va ad impostare destra a 292 millisecondi e sinistra a 584 millisecondi, quindi 292, 584, 292, 584. Quindi di fatto abbiamo 292, 584 e il delay iniziale a 888 millisecondi. Vuol dire che il suono fa più o meno questo percorso. Arriva, prende il delay a 888 millisecondi, ok? In realtà, prima ancora che scatti il delay, entra in gioco questo riverbero. Dopodiché entra in gioco i due delay, destra e sinistra, effettati dal riverbero. Dopodiché arriva sparato l'888 millisecondi di ritardo, l'ultimo delay. Al centro. A livello di feedback li mettiamo uguali left e right, più o meno così, sempre a un terzo. A livello di mix stessa cosa, li andiamo a mettere più o meno ad un terzo, un po' di più rispetto al feedback, ok? Mettiamo low cut in modo da non avere sempre delle basse invasive, mettetelo attorno 80-90, ok? Perfetto. Togliamo la modulazione che non ci interessa e anche qua attiviamo le trails. E il nostro suono circular delay dovrebbe essere terminato. Sentiamolo col distorto, accendo il mio pedale Bogner. Se vogliamo proprio andare a metterci un tocco finale che possiamo poi utilizzare con i nostri snapshot, possiamo mettere all'inizio qua una modulazione mono chorus, che è tutto partito da lì, perché questo trip mi è partito andando a comprare il chorus Waterfall, e esiste proprio il chorus di base molto simile, perché appunto abbiamo quel parametro che fa un po' la differenza nell'impostazione chorus di Steve Lukather. Allora mettiamo la speed più o meno un quarto, depth piuttosto bassa, il pre-delay
anche questo non vogliamo che attacchi subito, lo mettiamo comunque a 1.5, alzo un filino la speed. La cosa più importante, come dicevo, è la wave shape, perché la wave shape che utilizza di solito Steve Lukather e lo utilizza anche nel Waterfall Chorus, di fatto è la inverse, ok? E dopodiché il mix lo abbassiamo, non lo teniamo troppo alto. Il suono che ne risulta senza distorsione è questo. Come vi dicevo, i settaggi di delay, riverbero, dopo sono anche un po' a gusto personale. Anche il distorsore che potete poi metterci davanti. Ovviamente vi consiglio di utilizzare qualcosa di simile alla Bogner o come sto utilizzando io. Sentite un po' come viene il suono col distorto e con la modulazione chorus. Il suono tipico anni 80. Ve lo faccio sentire chiudendo il microfono in modo che non rientri. A me piace molto, sono rimasto molto colpito da quel video vedendo come metteva i pedalini e io, guardate, di solito il riverbero l'ho sempre messo in fondo. Ho scoperto questa cosa del mettere apposta appunto il riverbero in realtà con un pre-delay così alto e sono rimasto particolarmente colpito. Torno sulla mia bellissima faccia, ok, non vi stavo mentendo, ero io che suonavo e si sentiva perché faceva abbastanza schifo. Vorrei farvi sentire un po' nel mix come suona, vediamo se trovo una base da farvi sentire qualcosa, una classica base su YouTube, proprio classico dei classici, vediamo un po'. Vabbè, ma anche la classica Georgie Porgy può andare bene. Allora, tolgo il microfono come sempre.
Ole, l'ho fatta tutto in diretta, quindi cioè non è granché come improvvisazione, insomma. Perdonatemi, perdonatemi ragazzi, ma lo faccio per voi, insomma, mi piace creare questi video molto, molto puri, ecco. Niente, se vi piace il suono che abbiamo creato assieme e insomma, se volete seguirmi, iscrivetevi al canale YouTube. Io pian piano andrò ad inserire anche altri video dove non farò vedere solo X, ma insomma anche magari chitarre. Ma voi chiedetemi se avete delle curiosità. Spero che i concerti ripartano. Oggi questo video lo stiamo registrando il 3 maggio del 2021. All'Inter hanno concesso di andare in piazza, quindi magari anche a noi concedono qualcosina. Nel caso spero di vedervi presto con la band dei Corvi, che è la band dove suono, piuttosto che in altre situazioni. E basta, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina, insultatevimi se vi sto sulle balle, non ci sono problemi, tanto i commenti li posso anche cancellare. Quindi questo è quanto. Ascoltate Steve Lukather, ascoltate la buona musica, ascoltate la playlist su Spotify di Steve Lukather che merita tantissimo, in particolare gli album con Bob Sker sono veramente molto molto validi. Detto questo io vi saluto, grazie per l'attenzione e ciao!